La configurazione successiva è la fase comune. Vi dico subito, abbiamo un'analogia con quello che abbiamo detto per il bit comune. Questa è una configurazione che trova poche applicazioni e diciamo, questo sarà chiaro quando vedremo le caratteristiche di questo amplificatore. La parte diciamo di polarizzazione abbiamo detto che è comune. Quello che cambia è dove applichiamo il segnale e dove mettiamo la capacità di bypass. Fase comune. Il segnale sull'emettitore, il carico sul collettore, la fase a massa. Sul vostro libro e diciamo in molte applicazioni uno può fare questo ragionamento, ma io che cosa faccio qua? Ho questa resistenza RB che mi serve per far circolare la corrente di base e poi vado a mettere un condensatore che mi riporta a questo punto a massa per il segnale. Tutto sommato io posso anche considerare un circuito più semplice che ha la base direttamente a massa, la corrente di base circola lo stesso, evito una capacità. Mi conviene evitare una capacità sicuramente, perché noi abbiamo visto la risposta per il MOSFET. La risposta in bassa frequenza è limitata dalla presenza delle capacità esterne, quindi se io recupero le capacità comunque miglioro la risposta in frequenza. Allora sul vostro libro non lo trovate disegnato così, lo trovate disegnato direttamente così, che è una possibilità. Poi ci potete trovare la rete di polarizzazione che volete, però anche così uno si risparmia un condensatore, si risparmia una resistenza e quello sempre base comune è chiaramente. Il vostro libro infatti vi riporta questo circuito qua. Per cambiare un po', potete anche fare diciamo, la prova ad analizzare questo circuito utilizzando il modello AP greco così come abbiamo fatto prima. Però questo è un circuito che viene meglio, cioè viene più semplice analizzarlo utilizzando il modello AT che pure abbiamo visto, se no voi mi dite che viene fatto fare questo modello e poi non l'abbiamo mai usato, lo usiamo adesso. Dopodiché voi vi potete comunque diciamo, divertire a fare la stessa analisi col modello AP greco, i risultati sono gli stessi, forse è un po' più complicato, però è la stessa cosa. Quindi facciamo direttamente l'analisi AC utilizzando il modello AT, che vi ricordate è fatto così. La R0 non la considero proprio, utilizzo questo modello per descrivere il transistore. Chiaramente questa qua è la BP greco, la BPE. Quindi questo è il dispositivo, noi ci dobbiamo disegnare la rete attorno. La rete che cosa prevede? Che la base sia direttamente collegata alla massa, che all'emettitore ci sia il generatore di tensione reale, e al collettore ci siano collegate la resistenza di collettore e il carico.
vediamo tutte le caratteristiche di questo amplificatore e cominciamo valutando, non solo, la resistenza d'ingresso. Se questo è il generatore, la resistenza d'ingresso è quello che io vedo guardando in questo verso tra questo punto e l'ansia. Allora, che cosa vedo io qua dentro? Non vedo altro che la R con E. Ricordate chi è la R con E? La R con E non è altro che la S di greco diviso 1 più beta. Zero. Che cosa vedo guardando in qua? Devo aver spento i generatori esterni, la VP greco non ce l'ho più, la R di uscita, grosso modo diciamo approssima la resistenza di collettore, circa uguale perché non ci ho messo la R0. Guadagno di tensione. Zero chi è? La resistenza per la corrente. Meno G con E di greco RC parametro RR. Bene, dobbiamo valutare la relazione tra la V di greco e la V sigma. Ma io questa la conosco già perché so qual è la resistenza di ingresso. Ok? Questa qua è la tensione di ingresso, la tensione che trovate sulla resistenza di ingresso. Quindi, vi ricordate, se noi ce la siamo calcolata la resistenza di ingresso, questo che vuol dire? Che se io guardo da qua, quello che vedo è R piccolo E. No, d'altra parte è questa rete qua. Con la VP greco orientata però in questo verso qua, perché la base è a massa. Quindi VP greco, io come la posso scrivere? La posso scrivere come meno R con E diviso R con E più R sigma. Per Vσ. Se vado a dividere tutto per Vσ, ottengo il guadagno di tensione. Quindi, se io lo vado a riportare qua, questo come lo posso scrivere? Come G con M, RC parallelo RL. R con E vi ricordo che è la resistenza di ingresso, quindi lo posso scrivere in maniera diciamo un po' più elegante in questo modo qua. Se lo fate con un modello a pi greco vi viene un po' più complicato fare questi calcoli. Ok? Cioè il modello si deve, voi dovete sceglierlo in funzione del circuito che analizzate. Sempre lo stesso è, però vi può semplificare parecchio l'analisi. Dopodiché, se questo non lo ricordate, fate quello, ci perdete un po' più tempo, ma i risultati sono chiaramente gli stessi. Quindi, al di là di come l'abbiamo calcolato, guardiamo un po' in dettaglio che cosa abbiamo ottenuto, perché diciamo che la forma, se io vado a guardare questa espressione, no, a patto del segno che non significa niente perché si parla, è soltanto una questione delle fasi, ma l'espressione è uguale a quella dell'emettitore comune. Qual è la vera differenza? È che la resistenza di ingresso di questo qua è bassissima, Rb greco diviso 1 più beta, sono ohm, o frazioni di ohm. Che vuol dire? Che questo partitore qua
vale molto meno di 1, a meno che la resistenza del, del generatore non sia altrettanto bassa. Ma comunque, tutto il guadagno che è questo qua, io lo perdo sul partitore dell'ingresso. Ok? Ma l'espressione è praticamente la stessa, così come è la stessa la resistenza di uscita. Allora io che me ne faccio di un amplificatore fatto così? Qualche applicazione questo amplificatore ce l'ha quando io mi devo connettere a un generatore di segnale che ha un'impedenza di ingresso molto bassa, per esempio un cavo coassiale 50 ohm, allora io mi posso collegare con un amplificatore di questo tipo per fare un adattamento di impedenza. Però, come vi dicevo l'altra volta quando abbiamo parlato del gate comune, in realtà queste configurazioni noi le troviamo in una configurazione più complessa che si chiama il cascode, che contiene l'emettitore comune in base comune o il source comune in gate comune, che è un amplificatore che riesce a garantire contemporaneamente un guadagno elevato e una banda reale di frequenze elevate, cose che abbiamo visto è difficile perché abbiamo l'effetto Miller. L'effetto Miller che cosa fa? Fa sì che più cresce il guadagno, più si riduce la banda. Quindi necessariamente, se io voglio un amplificatore a larga banda e con guadagno elevato, non posso usare una configurazione a singolo stato, devo necessariamente fare un passo, diciamo, ulteriore. Ok? Quindi le principali applicazioni di questa base comune sarà il cascode, che vediamo. Non adesso, ma che lo vedremo. Prima di abbandonare però questo amplificatore, vi ricordate che anche l'alfa noi l'abbiamo legato in qualche maniera a una particolare configurazione che era questa. Noi abbiamo detto che l'alfa corrisponde al guadagno di corrente in cortocircuito del base comune. Allora, prima di lasciare questo, verifichiamo che effettivamente sia così. Quindi calcoliamoci il guadagno di corrente in cortocircuito per questo amplificatore. Guadagno di corrente in cortocircuito significa che io questo punto qua lo porto a massa, cortocircuito. La corrente di uscita la oriento in questo verso, la corrente che entra nell'amplificatore è questa qua. Ok? Quindi io mi devo calcolare i Z sui con I in condizioni di cortocircuito sull'uscita. Ma guardate, questo è estremamente semplice, perché se queste resistenze scompaiono, la corrente che esce è la corrente di collettore cambiata di segno. Quindi questo qui non è altro che meno i coefficienti. La corrente che entra, questo è l'emettitore, quindi è la corrente di emettitore cambiata di segno, perché la corrente di emettitore è positiva. Quindi questa qua è meno I con E. Ma il C su IE quanto vale? Vale alfa. Perché IE l'abbiamo calcolato come C su alfa. Quindi questo rapporto è alfa. Ok? Quindi vedete che io posso ricavarmi l'alfa andando a misurare il guadagno di corrente di cortocircuito del base comune. La configurazione che invece è veramente, diciamo, importante è il collettore, che trovate sempre. Che usa il libro, io avrei dovuto mettere qui una resistenza e una capacità, lo metto direttamente all'alimentazione, tanto quello diventa massa per il segnale e questo è comunque collettore comune, mi risparmio un condensatore e una resistenza e vado meglio.
vado a mettere il carico. Questa volta utilizziamo il modello di greco per caratterizzare questa ligatura. Trascuro direttamente la R con E, anche se questo diciamo, è un caso nel quale non è difficile tenerne conto, però. Tenete presente una cosa, quando noi trascuriamo le resistenze, le trascuriamo sempre perché le confrontiamo con resistenze che hanno un valore più basso, no? Quindi noi trascuriamo rispetto a qualcosa. In questo caso qua noi stiamo parlando di amplificatori un po' particolari, perché sono amplificatori, diciamo, nella versione a discreti. Cioè, non sono pensati per essere integrati. Vedete quante resistenze, cemento, capacità, eccetera. Noi poi faremo, chiaramente, didatticamente, uno comincia dalla versione a discreto, però noi vedremo la versione integrata. Quando andiamo a fare la versione integrata, tutte queste resistenze spariranno e saranno sostituite da dispositivi. Perché, come vi ho detto spesso, è più semplice fare un dispositivo che la resistenza. Occupa sicuramente meno spazio e quindi noi faremo una cosa che è un pochino più complessa di questo. In quel caso là io non trascurerò più niente, perché non mi vado più a confrontare con resistori del kiloohm. Quindi ogni volta che noi trascuriamo qualcosa, vi dovete sempre ricordare che noi trascuriamo qualcosa rispetto a qualche altro. Quindi quello che noi facciamo adesso però non è generalmente così lecito, ma ha sempre fatto un raffronto tra le varie grandezze. Allora, andiamo a studiarci questo collettore comune. Resistenza d'ingresso. Ma questa voi la sapete calcolare a occhio, ah, per quello che abbiamo detto. Non c'è bisogno di fare nessun conto, ok? Io guardo da qua e applico la regola della riflessione. Questa la posso considerare in serie a questa se ci metto l'1 per beta, non devo fare niente. Quindi la resistenza di ingresso è R con B parallelo R greco più R con L per 1 più beta. Basta. Quindi ho applicato la regola della riflessione. La regola della riflessione mi dice che se io guardo dalla base, quello che sta all'emettitore lo devo moltiplicare per 1 più beta. Basta. Resistenza di uscita. Questo è un pochino più complesso, perché la resistenza di uscita qual è? È quella che io vedo dal carico. Quindi è la resistenza che io vedo da qua, avendo spinto il generatore. Mi può aiutare l'occhio qua? È un po' di meno. Devo in qualche maniera applicare la definizione. Allora, spengo questo generatore, perché lo devo fare,
e applico qui un generatore di test per andarmi a calcolare la resistenza che vedo là. Se io spengo questo, queste due resistenze qua vanno in parallelo. Okay? Quindi io questo circuito che devo analizzare me lo posso disegnare così. Guardate, quando lavorate sui circuiti, la RY non la includete nelle altre, perché se io mo questa qua la metto in serie a questa, mi perdo dove stava la VY. A me la VY mi serve, quindi fate attenzione su queste cose. Qua io ci vado a mettere il generatore di test di con X con la sua corrente di con X. Da qua io ho G con F e VY che va a massa. Questo circuito si può risolvere in molti modi, ognuno si sceglie il suo, io lo faccio in qualche modo, dopodiché quello che deve succedere è che i risultati devono essere uguali. Come ce la possiamo calcolare questa resistenza di uscita, cioè V con X su V con X? V con X chi è? È la tensione tra qua e qua. Io qui ho una corrente che passa, no? Che è la corrente di base, che è entrante nella base. Quindi questa mi produce una caduta tra qua e qua che è pari alla V con X col segno cambiato. Ok? Quindi la V con X non è altro che meno la somma di queste due attraversata dalla corrente. Quindi Rsig parallelo Rb più Rpy per I con B, resistenza per corrente. La I con X chi è? È la corrente di emettitore col segno cambiato. La corrente di emettitore con segno cambiato. La corrente di emettitore noi come l'abbiamo espressa? L'abbiamo espressa come la corrente di base per 1 più beta. Quindi io la posso scrivere così. Quindi meno e meno se ne vanno, le due correnti si semplificano e la resistenza di uscita viene ad essere Rpy più Rsig parallelo Rb diviso 1 più beta. Per il momento tralasciamo le considerazioni, poi le facciamo. Okay. Osserviamo un'altra cosa però. Questa è ancora, se uno se la ricorda, un'applicazione della regola di riflessione. Perché che sto dicendo? E se io mi metto dall'emettitore e guardo la base, devo dividere per 1 più beta. Ok? Se uno se lo ricorda, bene. Se uno non se lo ricorda, risolve la rete come crede, sempre quello esce. Però è ancora la regola della riflessione. D'altra parte, se voi ci pensate, voi la regola della riflessione l'avete vista la prima volta, quando abbiamo detto la R con E, chi è? Rpy diviso 1 più B. Cioè se io guardo da un lato verso l'altro, divido per 1 più B. L'ultima cosa che ci dobbiamo calcolare è il guadagno di tensione. Anche in questo caso il calcolo, diciamo, uno lo può fare veramente in maniera semplice se si ricorda un po' tutte le cose, se no se lo deve fare tutto. V0, come lo posso calcolare?
facilmente, perché V0, se mi ricordo che io questo pezzo qua lo posso togliere moltiplicando questo per 1 più beta, V0 chi è? Il partitore su questo di questa tensione qua. Questa tensione qua che è sempre la V', cioè la tensione diciamo sulla resistenza del pezzo. Quindi V0 non è altro che R con L per 1 più beta, che se no sbaglio, diviso R con L per 1 più beta più R più 3 per V'. Ok, quindi ho applicato la regola della riflessione. V' chi è? È il partitore tra la resistenza dell'ingresso e la resistenza del generatore, sempre per quello che abbiamo detto prima. Quindi questo qui io ci posso scrivere la resistenza di ingresso partitore più R sigma per V sigma, quindi il guadagno di tensione. Questo guadagno di tensione? Beh, questa è la forma diciamo generale, però se noi la guardiamo che cosa scopriamo? Che questo guadagno di tensione innanzitutto è non invertente, l'ingresso e l'uscita sono in fase, e poi che cosa è fatto da due termini? Ciascuno dei due termini ha il denominatore più grande del numeratore, quindi sono tutti e due termini minori di 1. Quindi se proprio l'ho fatto perfetto, questo guadagna 1, se no guadagna meno di 1, cioè leggermente attenuato. Chiaramente, se è fatto bene l'amplificatore, questo tende a 1 perché RP greco, qua io ho una resistenza moltiplicata per il beta, quindi questo qua diciamo, è prossimo a metà, certamente. No? Se io ho R con L per 1 più beta, chiaramente questo diviene intrascurabile. Allo stesso modo, se voi andate a guardare la resistenza di ingresso, la resistenza di ingresso è elevata, perché io ho RY più qualcosa moltiplicato per il beta, quindi presumibilmente anche questo qua varrà circa 1. Quindi diciamo che il guadagno di tensione è circa 1, sarà 0,98, 0,9, se uno fa un buon amplificatore a quello. Quindi questo amplificatore ha guadagno tendenzialmente unitario, resistenza all'ingresso molto elevata, ciò parallelo tra una resistenza grande e un'altra grande, perché è la somma di due pezzi, di cui uno moltiplicato per il beta, che tra l'altro con lui il carico. Resistenza di uscita bassissima, la vado a dividere per il beta. Quindi ha delle caratteristiche ideali per fare un buffer, cioè un qualcosa che vi permette di adattare l'impedenza, grandissima impedenza di ingresso, bassissima impedenza di uscita. Questo poi lo vedremo proprio con un'esercitazione ad hoc su questo. Amplificatore multistadio, che significa? Voglio una grande resistenza di ingresso? Bene, collettore comune. Poi voglio il guadagno e ci devo mettere emettitore comune, più di uno se voglio un guadagno molto elevato, immaginate che voglio proprio operazionale, più di uno. L'uscita, bassa resistenza di uscita, collettore comune, che è multistabile. L'altra cosa che resta da dire è questa, poiché io ho messo il carico sull'emettitore e questo guadagna uno, che vuol dire? Che l'emettitore di fatto tiene lo stesso segnale che c'ha la base. Ed infatti questo amplificatore spesso lo trovate denominato come inseguitore di emettitore. Quindi se vi viene di esso l'inseguitore di emettitore, questo è il collettore comune. Ok? Inseguitore, perché la tensione sull'emettitore insegue con lo stesso segno la tensione che ci avete messo all'ingresso.
definitiva, abbiamo visto le configurazioni a singolo stato, l'emettitore comune e quella che vi consente il guadagno. Base comune, la caratteristica è la bassa resistenza di ingresso. Collettore comune, invece, che diciamo, funziona da adattatore di impedenza, quindi alta impedenza di ingresso, bassa, per il momento solo parliamo di resistenze di ingresso e di uscita, bassa resistenza di uscita. Poi abbiamo visto l'emettitore con resistenza di emettitore comune con resistenza di emettitore, che è quello che vi consente di avere un guadagno, diciamo, indipendente dai parametri del transistore, quindi approssimabile soltanto con il rapporto delle resistenze tra collettore ed emettitore. Ok?